Amici, buonasera. Stasera serata di pescata bolognese notturna. Ora sono qua in questo porticciolo. Vorrei reperire un po' di gamberetto vivo, che stasera punteremo alla spigola. Perciò una pesca selettiva, solo con gamberetto vivo. Un po' di bigattino sempre. La serata è buona. Dai, proviamoci. Le temperature sono abbassate e ci potrebbe essere la possibilità di beccare qualche spigola. A dopo vi faccio vedere cosa ci serve per reperire il gambero. A dopo, amici. Ragazzi, e allora andiamo sul dettaglio per come reperire, cosa ci vuole per reperire il gambero vivo. Allora, intanto di sicuro una lampadina, poi un guadino con la maglia stretta onde evitare che il gambero scappi, e questo è il risultato di circa 10-15 minuti di caccia a gamberetto. Sono 3, 4, 5. Allora, in realtà c'è un po' di alta marea, che di solito con la bassa lui tende a risalire. Comunque la tecnica è facile, come vedete, occhio se mi cade il telefonino a mare. Si punta la lampadina in acqua qua sul muro delle banchine dove ci sono le cime. Guardate, come vedete qua, così, e praticamente il gamberetto ha degli occhietti rossi. Così facendo, puntando la luce, si illuminano e noi con agilità dobbiamo essere furbi a catturarli, perché sono molto veloci. Diciamo che 5 ancora sono pochi. Ora vediamo, sto altri 5 minuti, vediamo se riesco a farne uscire qualche altro, perché poi devo andare sul posto di pesca e montare tutto. Comunque, come vi dicevo, i posti migliori sono porti, porticcioli e gli scogli. Solo che negli scogli ci vogliono i cosiddetti guadini piccolini, retini, questi che i bimbi portano a mare. E poi ci sono molte tecniche, c'è la nassa con le sarde all'interno da calare dentro i porti e magari loro si insidiano lì dentro. Comunque, dai, sto sudando perché mi muovo da una punta all'altra. Ragazzi, ci vediamo in un altro spot. A dopo. Ragazzi, sono stanco. Una faticaccia veramente. E allora, saranno una decina, 12. Bisogna camminare molto. Ci sono state giornate in 5-10 minuti. L'ho fatto, ora più di mezz'oretta che faccio gambero. Comunque, una cosa importante, quando il gambero poi giustamente non lo userete più a fine pescata, lo potete buttare normalmente in acqua, così anche si riproduce. Non facciamo stermino di gambero, perché già che non c'è pesce, non c'è neanche gambero, che molti ne prendono 100, 50, non so che uso ne fanno. Questi per una battuta di pesca possono bastare, sono abbastanza. Io per sì e per no, per un sì e per un no, come si suol dire, ho fatto una buona scorta, così al limite li butto di nuovo in mare. Ci vediamo sullo spot. Siamo in pesca, già il galleggiante è lì sotto, vediamo se riusciamo a zoomarlo con il nostro gamberetto. Poi più tardi vi farò vedere la montatura. E niente, sarà sicuramente una pesca di attesa. E lo spazio, per momentaneamente ho trovato questo spazio libero, ma sicuramente entreranno le barche.
Ora vediamo, vediamo più tardi come cosa succede. Comunque, ci aggiorniamo dopo. Niente, dopo 2 orette col gambero ho dovuto ripiegare. Ho messo il galleggiante per bigattino. Poco fa ero messo qui sotto, ora è entrato un peschereccio. Mi sono dovuto spostare qui. Lo spazio è strettino. I lanci devono essere precisi. Poco fa, col gambero lanciando, sono andato a finire sopra la boa. Ne ho approfittato per montare il bigattino. C'è un leggero vento frontale e non dà molto fastidio, ma disturba un po' la pescata. Ora vediamo come andare avanti. Occhio a dopo. Prima spigoletta sul bigattino. Dai, peccato che ho poco bigattino. Sfrutto questo momento positivo. Bella, bella, bella. Guardate, bellissima. Peccato che non ho potuto registrare il momento della cattura, perché sono solo. Ma comunque. Dai, continuiamo. Continuiamo, ma niente, solo quella. C'è una corrente strana che fa un colpo a sinistra, un colpo a destra. E il galleggiante non sta quasi mai fermo. Ed è un po' difficile, anche perché pasturando, la pastura si sposta. Perciò dobbiamo capire bene l'attimo giusto per pasturare. E per vedere qualche mangiata. Niente. Ora vediamo se decido di al limite mettere di nuovo gambero o smontare e andare via fra un'oretta circa. Va bene, dai, continuiamo. Non molliamo. Ho messo di nuovo il gambero. Vediamo cosa esce. Col bigattino non ne volevo sapere più. Ora vediamo con le gambero. Ci facciamo un'oretta e poi andiamo via. Già si è fatto un po' tardi. C'è un po' di freddino e ho pure un po' di fame. Se non mangiano loro, mangio io. Va bene, a dopo. Questo è il gamberetto innescato. Praticamente ho due pallini, un galleggiante di 2 grammi e un amo del 6. Bello, vivo, vivo. Ma non si vede nessuno. Dove vai? Va a pescare, dai, muoviti. Ok, a dopo. Pescata terminata. Si va via. Ora vado a mangiare io, dato che loro non hanno voluto mangiare. Mi prendo un bel caffè che è tardi, sono le 2:30 di notte. Niente, tutto sommato ci ho provato per prendere qualche bella spigola. Col gamberetto vivo, ma niente da fare. Non hanno voluto partecipare a banchetto. Il bigattino non mi ha tradito. Ho preso, come vedrete, una spigoletta simpatica. E poi niente, nessuna mangiata. Ho alternato gambero, bigattino, poi di nuovo gambero prima di andarmene. Niente. Dai, ci riproviamo più avanti. Sperando di prendere questa benedetta Big che manca già da un bel po' di tempo. Che dirvi? Niente,
Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete like, lasciate il commento e attiviamo la campanellina. Vi auguro una buona Madonna a tutti, saluto a tutti e alla prossima. Viva la pesca, ragazzi!